Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio, benvenuti a tutti voi, mettetevi comodi, partiamo subito con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale, in uno di essi, trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Ebbene ragazzi miei, benvenuti a tutti voi. Allora, è il video di due giorni dopo, ovviamente, nel senso che è il video non del giorno dopo la partita, ma del giorno ancora successivo, perché è un video di analisi della partita, di quello che abbiamo visto nella gara della Lazio in casa, vinta con il Verona. Ragazzi, è importante in queste partite fare punti. La Lazio le ha fatte. C'è un po' di rammarico sulla gara di Udine, dove, se avessimo pareggiato a Udine, avremmo fatto il nostro. Questa Udinese è sorprendentemente prima in solitaria, ragazzi miei, dopo 4 giornate di campionato. Quindi non è che a Udine abbiamo perso contro l'ultima delle squadre arrivate, contro una sprovveduta. Anzi, davvero complimenti a Runjančić, allenatore dell'Udinese, perché questa squadra è davvero una gran bella squadra che gioca in calcio bello, divertente, ma soprattutto concreto. Fatta questa premessa, adesso è importante fare punti, e vi dico la verità, questo inizio di campionato della Lazio mi sta rasserenando, perché 7 punti dopo 4 giornate. È vero che abbiamo un calendario che ci ha aiutato, perché non è stato un calendario molto duro come inizio, dobbiamo essere onesti e dire la verità, però amici miei, comunque con Milan hai fatto la tua partita, hai rischiato di vincerla, insomma. Sicuramente sono più gli spunti positivi che negativi in questo inizio di campionato. Ma se è vero che ho dato un voto alla Lazio contro il Verona di 7 in pagella, nelle mie pagelle che sono state pubblicate sul canale nella giornata di ieri, fatemi dire che in realtà, a livello di disamina tattica, per quello che ne capisco io, la partita contro il Verona ha messo alla ribalta due situazioni. L'aspetto positivo lo vado subito ad esaminare. Questa è una Lazio che verticalizza da morire, appena c'ha palla attacca gli spazi, rischia anche di perdere palla, con la conseguenza di un aspetto negativo che tra un po' vi dico. Però la verticalità mi piace tantissimo di questa Lazio, è una Lazio che cerca di andare subito al sodo, che tiene, non è detto che debba tenere palla a lungo, è una squadra che si sforza di andare subito ad affondare, a far male, ce l'ha proprio come indole, tant'è che nel finale di partita, quando la Lazio doveva tenere la palla per far scadere il tempo e portarsi a casa questo importante successo, vi dico la verità, io vedo proprio che i giocatori soffrivano a fare sta cosa, avevano voglia di affondare, e Nuño Tavares in una di queste occasioni ha pure perso palla, rischiando di regalare una potenziale ripartenza al Verona, poi stroncata da un enorme Guendouzi. Chiusa questa parentesi, quindi sul fronte offensivo è una squadra che crea moltissimo, supportata principalmente da un treno vero e proprio che risponde al nome di Nuño Tavares, che è un giocatore, ragazzi, mamma mia, conferma quanto di strabiliante ha fatto vedere col Milan. Questo è un giocatore mostruoso, grande potenza, grande dinamismo, una tecnica sopraffina, una costante spinta, dei cross che sono uno più bello dell'altro, ragazzi. Possiamo dirlo adesso senza timore, sperando che duri tutta la stagione, abbiamo un terzino davvero top. E ancora una volta voglio spingere su un aspetto: Nuño Tavares è la conferma che se tu giri per l'Europa e se tu ci sai fare
a livello di osservatori nel mondo, di giocatori a poco prezzo tu li trovi. Nuno Tavares, così come Dia, rappresenta assolutamente nel discorso qualità-prezzo un vero e proprio affare per la Lazio. Quindi la Lazio a livello di spinta è tanta roba. Cosa succede? Vi stavo dicendo che attacchi con tantissimi uomini. La Lazio, raga, la Lazio di Colverona era totalmente a propulsione offensiva, era squilibrata. Lazzari a destra, Nuno Tavares a sinistra, i tre trequartisti dietro a Castellanos, sei giocatori di attacco a propulsione offensiva. Leva c'è il portiere, a difendere ce ne stavano solo quattro praticamente, uno, due difensori centrali e due centrocampisti davanti alla difesa. Raga, così è normale che o chiedi un sacrificio enorme agli attaccanti di rientrare, e lo hanno fatto, perché altrimenti non può giocare così questa Lazio. Io capisco che Baroni cerca di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, e fa benissimo, è così che bisogna fare. Però secondo me, e vado all'aspetto negativo di questa mia disamina, questa è una squadra troppo squilibrata, ragazzi, perché questa è una squadra che offre una marea di ripartenze agli avversari. Col Verona magari te lo puoi permettere, con l'altri magari no, quando trovi squadre di qualità superiore al Verona. Fatemi dire subito una premessa importante, perché voglio evitare che qualcuno dia giudizi, secondo il mio modesto parere, sbagliati. Il Verona non era l'ultima delle squadre arrivate, ve lo dice uno che l'ha visto giocare due volte il Verona, a cominciare dalla sconfitta interna con la Juve. Il primo tempo del Verona è stato meraviglioso, quindi attenzione pure a questo tipo di discorso. Quindi non è che abbiamo giocato contro una squadra che sta già in Serie B, come secondo me potrebbe starci il Venezia, vi dico la verità. Non me ne vogliano i lagunari, ma il Venezia mi sembra davvero una squadra troppo più scarsa rispetto a tutte le altre. Quindi c'è questo problema dell'equilibrio tattico. L'equilibrio tattico che va per forza di cose a pesare sulla difesa, e qua dobbiamo stare attenti, secondo me, tutti noi, a non cadere in un equivoco che è facilissimo inciampare. Allora, se è una Lazio sbilanciata in avanti, che ha poco equilibrio, vuol dire che c'è poco filtro difensivo a difesa del nostro reparto arretrato. Ragazzi miei, spesso c'è l'uno contro uno, due contro due, tre contro tre. Il primo che sbaglia paghi, o meglio rischi di pagare. Non diamola troppe colpe solo al reparto difensivo. Non a caso, perché ha visto il video delle mie pagelle, io ai difensori non ho dato insufficienza, a nessuno, neanche ai terzini, perché questo discorso di andare in sofferenza tutte le volte che la squadra avversaria si affaccia nella nostra metà campo è un discorso complessivo, generale, legato proprio a questa mancanza di equilibrio. Come combattere questo problema della Lazio? Perché se la Lazio risolve questo problema, ragazzi miei, siamo a un ottimo punto a livello di costruzione di questo gruppo. Guendouzi ci prova a fare filtro, a mettersi tra i reparti, a legare i reparti, però non è compito suo, nel senso, se non ce l'ha questo tipo di situazione tattica nella testa. Rovella ancor meno di Guendouzi, ed è qua che veniamo a mancare, è qua che ci manca quel giocatore fondamentale in grado appunto di equilibrare tutti i reparti. Purtroppo la società in fase di calcio mercato non ha ritenuto opportuno fare questo tipo di intervento, e allora se ne stiamo buoni, se ne stiamo zitti e cerchiamo di trovare tra di noi un discorso, un rimedio. E il rimedio potrebbe essere chiedere un enorme sacrificio agli attaccanti, di rientrare dietro in modo da schiacciare la batteria dei trequartisti dietro di una decina di metri, e nelle fasi difensive a quel punto vai in qualche modo ad equilibrare la situazione. Ma il problema qual è? Il problema è che tu così vai a schiantare fisicamente Dia e Castellanos, così gliela fanno, non te reggono. Zaccagni ce la fa, ce l'ha nei numeri, nelle sue caratteristiche, quello di rientrare a dare supporto da una parte. Per esempio Isaacsen dall'altra parte non ce l'ha, c'ha una ancora di meno. Raga, qua parliamoci chiaro, qua c'è una coperta corta. Se te tiri sulla coperta per coprire la testa, scopri i piedi, e qua davvero c'è da appellarsi al tecnico Baroni, al quale chiedo, da tifoso appassionato
di tattica, di trovare un rimedio dall'alto della sua esperienza, e non lo dico con sarcasmo, sono sincero, lo dico davvero, cercare di trovare un rimedio per dare un po' più di equilibrio a questa squadra, perché altrimenti o fai a meno di qualcuno. Per esempio Lazzari, Tavares, secondo me meglio mette Marusic, che dà un po' più di equilibrio dietro, proprio a livello di piazzamento e fase di costruzione di gioco. Marusic magari vede spingere Nuno Tavares, e quindi Marusic se ne sta a destra, un po' più compassato, un po' più tranquillo. Comunque sicuramente la partita col Verona conferma che la Lazio ha anche aspetti positivi dei quali vi ho parlato, un solo aspetto negativo, che è quello di cui appunto vi ho appena parlato, e speriamo che mister Baroni nelle prossime settimane, ma a cominciare già da oggi, si metta al lavoro per analizzare questa partita e cercare di risolvere questo problema, perché il Verona non te la fa pagare. Però già domenica cambia lo spessore dell'avversario, andiamo ad affrontare una Fiorentina che secondo me nel complesso ci è leggermente superiore, e quindi vediamo un po' cosa succede. Io mi fermo qui, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un abbraccio forte e come sempre forza Lazio a tutti.